Buonasera, buonasera a tutti, buonasera dottoressa, benvenuti a questa nuova intervista con i giurati di Startac, il contest organizzato da Ascom Pordenone. Con noi questa sera abbiamo la dottoressa Chiara Mio, che è la presidentessa di Credit Agricole Friuladria e professoressa Inca Foscari. Buonasera. Buonasera, bentrovati. Allora, partiamo subito con la prima domanda, se si può presentare e raccontarci di cosa si occupa, un po' la sua storia, di cosa fa, diciamo. Partiamo bene perché di solito le domande le faccio io, essendo un professore, però vabbè, per stasera rispondo, d'accordo? Allora, sì, Interrogo io, Chiara, ecco. benissimo. Chiara Mio. Sono professore a Ca' Foscari nel Dipartimento di Management, mi occupo di sostenibilità, quindi mi occupo di un nuovo paradigma dell'economia aziendale, come creare valore nel lungo termine per le aziende. E sono anche presidente di Crédit Agricole Friuladria e sono qui in questo duplice ruolo. La ringrazio. Da quanto insegna in Ca' Foscari e da quanto è presente dentessa in Credit Agricole? Marco, secondo scivolone, a una donna chiedere da quanto insegna vuol dire indurre l'età, una roba brutta Oh, questa, no? oddio. Diciamo dallo scorso millennio, dai. Allora, dallo scorso millennio, sì, mi occupo di queste tematiche legate alla sostenibilità dal 1995 e per tanti anni sono stata considerata un'esoterica. Adesso sono molto di moda, molto up to date, molto fashion, sono molto contenta e ho intravisto fin da quella volta, quindi 1995, quando ho scritto le prime cose sui temi ambientali e i temi della necessità di uno sviluppo sostenibile lato aziende, quindi da un bel po' di tempo. Invece presiedo Crédit Agricole Friuladria dal 2014, quindi un'esperienza lunga ma un po' più recente. Ottimo, e perché ha scelto di fare il giurato per questo evento Startup Ascom PN? Wow, terza domanda scomoda. Io non ho scelto di fare il giurato, sono stata obbligata a fare il giurato, non avrei mai voluto. E, ho avuto parte probabilmente nella gestazione di questo importante, bellissimo appuntamento e processo per produrre una nuova progettualità per il territorio con Ascom e avendo contribuito a progettarlo, a suggerirlo, sono stata obbligata a far da giurato. Quindi la lesson learned è che la prossima volta quando ho una bella idea me la tengo. Ok, ma direi che un giurato del suo livello possa darci tanto, quindi mi fa piacere che lei sia tra i giurati. Una domanda per i partecipanti all'Hackathon: quale aspetto valuterà con maggiore attenzione? Io sono molto attenta al linguaggio. E mi spiego un attimo meglio. Il linguaggio in un progetto di questo tipo, secondo me, deve essere non banale, non denso di tutti quei cliché, quei luoghi comuni, quelle frasi fatte, quegli stereotipi mutuati dall'economia aziendale o quegli anglismi di cui siamo stufi. Però deve essere molto ficcante, molto orientato a cogliere l'attualità e soprattutto il futuro. Ma la prova del 9 è se è capace di essere questo linguaggio propositivo, ma comprensibile per il nostro territorio, la persona comune, cioè deve essere capace di interessare, tenere attento l'attenzione della persona che incontriamo nel bar all'osteria a Maniago, così come in sede Ascom a Pordenone o al bar. Quindi io sul linguaggio chiedo di fare un po' di attenzione. Ok, perfetto. E invece cosa consiglia, o comunque secondo lei, quale attenzione dovrebbe porre chi sta preparando in questo momento il progetto? Al di là, oltre al linguaggio, diciamo. Chi sta preparando il progetto, secondo me, deve, almeno i suggerimenti che io darei sono i seguenti. Uno, ricognizione di esperienze simili in territori simili, per cui, se possibile, non parlatemi di cosa è successo a New York, perché siamo a Pordenone, no? PN, New York, cioè abbiamo qualche consonante in comune, ma è un'altra cosa. Nello stesso tempo viviamo nel XXI secolo, va bene, però esperienze simili in territori similari, quindi anche in giro per il mondo, ma con contesti sociali di esperienze di città abbastanza simili. E una bella lettura quindi di quello che accade fuori,
ma anche una capacità di leggere le dinamiche dentro questo territorio. E questo forse si fa leggendo un po', ma forse anche intervistando e ascoltando alcune persone. Quindi forse un suggerimento utile è quello di ascoltare, andare a intercettare gli opinion maker, ma anche i non opinion maker, ma le persone che contano, che magari stanno un po' più nascoste, che però qualche idea ce l'hanno. Io non sono disponibile in quanto sono giurato, come vi ho detto, non voglio che tutte le volte che dico qualcosa mi genero lavoro, però c'è tanta gente in gamba sul territorio magari da poter ascoltare. Assolutamente, sono d'accordissimo con questo suo suggerimento. Diciamo che tengo molto al fatto che le persone vengano ascoltate, vengano messe al primo posto, in modo da trovare soluzioni che siano quanto più affini alle necessità di queste persone. Quindi apprezzo questa risposta. E, le domande per questa sera sono finite, quindi le chiedo di dare un in bocca al lupo veloce a chi parteciperà al progetto. Ok, se dopo mi mette anche la lode, glielo faccio ancora più volentieri questo in bocca al lupo. Allora, facciamo un bel in bocca al lupo per guadagnarci un bel voto questa sera, visto che sono stata interrogata. No, a tutti i partecipanti, innanzitutto, grazie, perché partecipare a una competizione di questo tipo significa mettersi in gioco. E io apprezzo tutti, giovani, meno giovani, ragazzi, ragazze, tutti coloro che si metteranno in gioco e cercheranno di interpretare e lavorare a un'utopia. E quindi in bocca al lupo sul serio, perché darete una parte di voi. Io sarò molto attenta nel rispettarla, nel cercare di capirla, e poi anche i progetti che non risulteranno vincitori potranno essere interessanti per imparare comunque qualcosa. Quindi un grande in bocca al lupo, ma soprattutto un grande grazie per mettervi in gioco e per offrirci una parte di voi. Vi aspetto. Grazie mille, dottoressa, la ringrazio anche per il suo tempo e ci vediamo quando, diciamo, troveremo, andremo a giudicare i partecipanti all'Hackathon. Ciao a Buona tutti. serata a tutti e grazie di averci ascoltato.